Abbiamo toccato tanti argomenti, al di là del tema imprenditoria in Calabria, qualche cosa bisogna pure dire. Diciamo che il convegno è stato ben rappresentato dal filmato, perché ha fatto vedere tutte quelle che sono le nostre ferite in Calabria e le nostre sventure. Prima di parlare di imprenditoria volevo fare qualche accenno. Innanzitutto mi ricomplimento con l'ingegnere Tassone, pensavo venisse da Washington, da New York, da Cosmo, invece l'ingegnere Tassone viene da un opere paese che è Simbarico. Però, come vedete, non vuol dire essere nato a Simbarico, essere nato in paesi piccoli o frazioni, e quello che poi uno esprime, perché se sicuramente hanno studiato fuori, adesso non è un orologio, lo vedo per la prima volta, perché sì, no, sì, la prima volta. No, io ho figlio E quindi dico, però in effetti si pone, da giovane imprenditore si pone certi quesiti. Noi diciamo che qui da noi soffriamo per questo, il dottore Sisca ha detto una terra in ginocchio parlando di 'ndrangheta politica. Vedete, non è solo, qui manca il terzo anello, io lo posso dire perché sono, non dico di parte perché non mi sento far parte di questa categoria, ma purtroppo fa parte della categoria nostra. E io comunque distingo e chiamo imprenditori, perché in Calabria quello che gestisce un po' tutto questo malaffare, sì è vero, il 'ndrangheta è mala politica, non politica, la mala politica, ma sono soprattutto i imprenditori. E leggiamo giornalmente sui giornali, io passo dal mio bar la mattina e guardo solo la prima pagina del quotidiano di un altro giornale calabrese, la Gazzetta, e lì vedo già tutto lo spaccato di quello che è. Adesso l'ultima, l'operazione Cerolacca, hanno arrestato questi quattro funzionari con altri prenditori della piana di Gioia Tauro che facevano questo imbroglio con la cosa. Come vedete, la Calabria è veramente un arpitrino e meno male, dobbiamo ringraziare le forze dell'ordine, qui abbiamo un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri, dobbiamo ringraziare i magistrati che finalmente, dopo tantissimi anni di sonnolenza, di assenza, adesso stanno mettendo le mani in pasta per vedere quello che sta succedendo, quello che è successo. Perché se noi analizziamo la situazione della Calabria oggi, perché la Calabria è in ginocchio perché è stata proprio succhiato il sangue, è stata succhiata la linfa vitale da questo trittico che ha pensato solamente ad arricchirsi impropriamente e a sfruttare gli uomini, le donne calabresi. E se noi, fate mente locale, tutti quanti, avete parenti che lavorano nella nostra zona del Viponese, ma la stessa cosa vi garantisco succede a Reggio. Io ho un'esperienza adesso più di un anno come commissario straordinario a compiuti di Reggio Calabria, vi posso garantire succede la stessa cosa a Crotone e a Cosenza, di come i imprenditori riescono a sfruttare i lavoratori sul lavoro e a tenerli sotto scacco con la paura, perché vengono gestiti da alcuni personaggi questi avviamenti al lavoro. E allora l'ingegnere Tassone diceva, noi siamo artefici del nostro Stato, siamo artefici del nostro futuro. Dobbiamo avere il coraggio di denunciare certe cose. Vedete, mio padre mi insegnò sempre che l'unica strada era quella della caserma dei Carabinieri. Io da piccolino ho conosciuto il maresciallo Ferraro, il maresciallo De Rubo e poi via via tutti quanti. E il nostro riferimento è stato questo. Ci ha creato tantissimi benefici questo e ci ha reso forte di fronte a questa cattiva gente che adesso non si avvicina più. Diceva, questi politici che vengono per scambio di voto, lì da noi, e qua ci sono molti testimoni che lavorano in azienda, politici non ne vengono. Forse vengono allo spaccio a comprare il tonno, però vanno via
e soprattutto in periodo elettorale non si permettono di chiedere di poter entrare a fare propaganda elettorale. Quindi noi siamo artefici di tutte queste cose, noi siamo artefici del nostro futuro e dobbiamo avere il coraggio, perché poi questa l'unione fa la forza. Se siamo tutti a denunciare questi soprusi, vedrete che questa gente finirà di arricchirsi sulle nostre spalle e sulle vostre spalle, che magari vi fanno lavorare 12 ore al giorno per 900 euro al mese, che sono comprensibili, 13esimo, 14esimo, trattamento di fine rapporto, ferie non godute, rare e tutto il resto. Questo è uno dei grossi problemi che c'è qui da noi, e io ne ho fatto già di questo sia al maresciallo Di Pizzo sia alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, ho richiamato l'attenzione nell'interesse di tutti, perché non è possibile che perpetui questa situazione. Quindi questo è una parte sociale. Perché dobbiamo stare in questo momento tutti quanti noi calabresi in sottosviluppo? Perché se abbiamo bisogno siamo gestiti. Se la gente, il lavoratore, non ha bisogno, perché porta a casa il suo stipendio, lui, la moglie, magari i figli maggiorenni, non hanno più bisogno di rivolgersi al politico per elemosinare un favore, per elemosinare una cosa che magari gli spetta di più. E allora se noi siamo e viviamo in questo sottosviluppo, in questo stato di bisogno, ma non solamente noi, anche gli imprenditori bisogna tenerli in quel modo, per vedere le graduatorie, per poter accedere a finanziamenti pubblici, per poter fare questo. Io lo so perché parlano con me gli imprenditori hanno quasi paura di farsi vedere con me. Tu sei quello che mi puoi più calico, è pericoloso. Capite? Quindi voglio dire, noi dobbiamo prendere coscienza di questo, adesso lo possiamo